positivo o negativo non lo si sa, però insomma sicuramente un bel gesto. Sì, non avevo capito sinceramente cosa avesse fischiato l'arbitro quando ha dato il rigore. Io non ho detto che se avesse fischiato quella cosa lì, la cosa qua non l'avevo presa io, poi non so cosa avesse fischiato lui in quel sede che ha parlato anche con, non so se con Guardalino, con gli altri giocatori di Codense e basta, poi insomma gli ho risolto questo. Beh, è un gesto che comunque insomma è costato, perché poi dopo alla fine è stato abbastanza determinante, se vogliamo, però è un gesto che non si vede sempre. Purtroppo è stato determinante, sì, infatti sì, chiaramente è un episodio che avrebbe cambiato la partita molto probabilmente. E sì, poi chiaramente è arrivato sullo 0-0, però appunto una partita così equilibrata poteva cambiare sì, l'inizio della partita, quindi purtroppo è andata così e magari la prossima settimana lavoreremo per migliorare, magari per avere, insomma, per migliorare sulle cose su cui possiamo migliorare. Questo purtroppo è un episodio che c'ha in questo caso. Cosa ti ha detto l'arbitro? Quando? Dopo? Quando gli hai detto l'ho preso io con le mani? No, all'inizio non aveva cambiato decisione, poi appunto gli ho spiegato che se avessi fischiato quel fallo di mano l'avevo presa io e niente, mi ha solo dato la mano, mi ha ringraziato e basta, non ho detto nient'altro. Certo. Beh, complimenti naturalmente vanno a una persona che sportivamente si è comportata in maniera perfetta, anche perché si vedeva che erano stati, diciamo, anche i giocatori dell'Unione Clodiense a chiedere appunto all'arbitro di avvicinarsi a lei, perché era una cosa abbastanza clamorosa, quindi veramente grandi complimenti. Io non mi sentirei di avere del rammarico da giocatore, insomma, su quello che poi eventualmente anche come è andata la partita, come è andata poi la vittoria della squadra avversaria, perché questo gesto vale tantissimo. A volte nei settori giovanili si mostrano delle scene meno importanti di queste, e invece questa deve essere una cosa che proprio tutti quanti i settori giovanili devono vedere, di come si deve aiutare l'arbitro per un errore che stava facendo. Quindi da parte mia ci sono complimenti veramente grandissimi. Ringrazio, poi non so, magari può essere che non sia condivisa al massimo, io sono al momento mi sono sentito di fare così, mi sembra la cosa giusta, perché appunto mi sembrava anche abbastanza, non so se è clamoroso, però magari non si è neanche visto da fuori, poi non so come sono andate le cose, perché appunto dal campo c'è un'altra concezione, e, boh, quindi io ho detto solo questa cosa qui, mi sembrava la cosa da fare, poi chiaramente purtroppo si è penalizzato e chiaramente mi assumo responsabilità, perché probabilmente ha cambiato la partita, ma nel momento in cui l'ho detto ero consapevole, quindi sì. Tornando a parlare di azioni, insomma, voi attaccanti, soprattutto con capocannoniere, poi che rientri da un lungo infortunio, sappiamo che cos'è la nostra difesa ermetica qua, concede poco, però avete trovato più difficoltà di altre volte, insomma, noi col Belluno le abbiamo sempre prese, chiariamoci, oggi forse avete fatto più difficoltà contro la difesa chiarata così. Sì, diciamo che sono anche venuti spesso a prendere più alti, quindi soprattutto nella fase centrale, finale del secondo tempo, abbiamo avuto difficoltà a ricevere palloni, a giocare, diciamo, magari fare sporche, quindi non ricordo occasioni nitide tra me. Abbiamo avuto qualche palla in area, che magari il tiro è stato ribattuto, oppure abbiamo concluso non in maniera efficace, però sì, siamo arrivati una volta anche lì, soprattutto nel secondo tempo, fino al rigore, che diciamo è stato un momento migliore forse, quindi appunto, come ho detto, l'inerzia poteva cambiare. Sì, era una partita che comunque neanche la Clodiense ha creato chissà quanto, quindi era una partita appunto da pareggio, che ha risolto ad episodi, come è stato un calcio piazzato per loro, e poteva essere rigore per noi. Chiedo anche ai tuoi compagni, il rigore invece è reclamato da George Peggy sul calcio d'angolo che è andato a terra, l'avete visto, eravate vicini, ma il portiere chiaramente no. Però in tribuna insomma pareva quantomeno dubbio, poi chiaramente le immagini chiariranno meglio, ma l'impressione dal campo è che ci fosse. Sì, no, beh, io non ho visto bene, ero distante all'azione, quindi non mi sento insomma di dire che fosse rigore netta, questo sicuramente no. Poi dubbio sì, dispiace, perché al di là degli episodi comunque penso che venire qua in questo stadio, con questa squadra qui, la tifoseria che c'è, e comunque portare via almeno un pareggio fosse meritato da parte nostra, ecco, questo sì. Anche perché, ripeto, come ha detto Giovanni, fino adesso abbiamo, da quando la squadra è tornata in D, abbiamo sempre perso lì e anche qui non abbiamo mai vinto, quindi oggi è stata una partita un po'
un po' strana, diciamo che a vedere i vostri nomi, chi vi conosce a giocare a posizione in classifica da due anni almeno, anche l'anno scorso che si teneva dagli spareggi, no? Non è quello che ci si aspetta. Voi vi siete dati una spiegazione del perché una squadra del genere non emerge di più di quello che fa? Ma sicuramente le motivazioni sono plurime, insomma, non è facile trovare il perché delle cose. Penso che la stagione scorsa sia molto diversa da questa qui che stiamo vivendo. E non ha senso parlare della stagione scorsa perché ormai è passata, questa qui in corso e purtroppo veniamo da un mese e mezzo in cui non girano bene le cose sia a livello magari di gioco che anche di episodi, perché anche oggi quello di Madio, insomma, pur essendo un gesto sicuramente apprezzabile, ammirabile dal punto di vista umano, è un gesto che non si vede spesso sui campi di calcio e che comunque ti sposta sicuramente gli equilibri, perché andare magari in vantaggio qui su un calcio di rigore e poi difendersi gli ultimi 20 minuti poteva insomma darci 3 punti o quello che veniva, insomma, comunque darci di più e ci farebbe. Chiedevo anche di quello di Peggi, perché anche quello era solo 0-0, quindi anche quello avrebbe potuto spostare le cose. Senti, dal mio punto di vista, tu e Bertagno siete stati migliori del Benone, ne avete presi tanti palloni in mezzo, a volte anche in situazioni abbastanza affollate, no? Perché una partita così bloccata, tante palle che giravano al centrocampo, contrasti, gioco non neanche tanto pulito, se vogliamo. È una mia impressione oppure anche dal campo hai avuto? Ah no, è corretta, nel senso che la partita non è sicuramente stata una delle migliori dal punto di vista qualitativo da entrambe le parti. Loro hanno giocato molto come al solito sulle grandi individualità che hanno, soprattutto davanti con Marangon e Rullo. E sì, è stata molto combattuta a centrocampo, molti falli, molto sporca e sicuramente si è dovuto correre e menare anche un po', sì, sicuramente. Ha fatto un intervento alla fine sul tiro di Ferretti, ma non era assolutamente semplice. No, non era semplice, però ci sono arrivato. Sì, ci sono arrivato e sono lì apposta. Come sulle punizioni anche del resto. Appunto. Le occasioni alla fine, contandole, le occasioni si è avute 2 o 3, non di più, però. Appunto. Però c'eri sempre, insomma. E dopo magari forse sul calcio d'angolo forse poteva uscire del gol. Era molto vicino qua all'area di porta, si era segnato veramente da vicino. Appunto, proprio per quello forse potevo fare qualcosa in più, però ormai è andata. Sono anche i tuoi difensori, potevano anche marcarli. Però insomma oggi non, al di là appunto di queste due parate alla fine, la difesa apposta oggi insomma non ha concesso molto. Ma ricordo per il calcio di punizione, ma si può dare altro. Okay. Credo che sia anche dall'inizio dell'anno che abbiamo una difesa che concede poco. Però nell'ultimo mese appunto sono degli episodi che ci girano contro e sono decisivi. L'ultima domanda che la faccio un po' a tutti voi è: uscite da Chioggia con tanto rammarico o comunque con l'idea che tutto sommato la vostra gara sia stata fatta? Beh, io non so cosa pensino loro, sicuramente con molto fastidio, perché se, al di là del fatto che è fastidioso perdere, insomma, perdere così con degli episodi, delle disattenzioni magari sul gol, sicuramente fa male. E ci proietta su una settimana difficile, insomma, di lavoro che comunque ci deve fare in qualche modo. Che avete domenica? Ambrosiano. Che ha battuto il campo d'Arcego oggi. E che domenica ha fatto un 1 qua giocando quadrato. Più che bene. Quest'anno sono tutte, dalla prima all'ultima, insomma, te devi sudare uno per uno ad avere i punti. Quindi. San Luigi sta crescendo, ha fatto 3 gol a Cartigliano, per cui insomma. E 2 qua. Sì, nel senso, vai, abbiamo perso a Tamai, non facciamo testo su questo. Vostro campionato naturalmente cercare di montare i play-out, presumo, no? Adesso sì. Sì, adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo fare più punti possibile e il prima possibile, quindi adesso già domenica, anche se questi siamo in battuta di campo d'Arcego, però
insomma, le donne noi abbiamo fatto i punti come volevamo fare oggi, ecco. Ma noi l'abbiamo visti qua domenica, una squadra che tutto sommato sì, ha delle individualità magari importanti, qualche individualità importante, però abbastanza simile alla vostra, secondo me. Forse un po' più fisica, da questo punto di vista, insomma. Non ha, diciamo, uno che sarà 2 metri. Buscatelli, ormai è marcabilissimo. Beh, ma anche loro, anche insomma. No, ecco Corvanese Maglioppo, cioè no. No, beh, sicuramente è una partita difficile, questo sappiamo, perché sono una squadra molto ostica. Però noi non la vedere faccia nessuno, cioè domenica è una partita talmente importante per noi per toglierci da questa situazione che non possiamo far calcoli, cioè perché prepararla sull'avversario e su di noi, però non possiamo, insomma, partire con questo presupposto qua, come siamo venuti qua oggi a giocarcela, la dobbiamo fare domenica e fare il massimo, diciamo, loro arrivano con entusiasmo, voi forse un po' con la malizia di oggi, ecco. Ma a volte cioè, bisogna essere bravi a incanalare la rabbia nella direzione giusta, magari senza buttarla sull'ansia, ma buttarla sulla rabbia agonistica, sul bisogno di punti, sulla fame, se riusciamo a metterla in quella maniera lì e giocare, insomma, quindi, nella maniera giusta. Non sono invulnerabili in difesa, ecco, quello che abbiamo visto qua, non sono invulnerabili, hanno concesso almeno 5 palle gol nette nel mio Cludienza, per cui insomma, potrebbe arrivare anche a voi. Grazie. Grazie a tutti.